utilizzerò questa scatola di cartone come appoggio per poter montare la mia cuccia. Io mi sono fatta tagliare a misura dei pezzettini di legno. Tutti i pezzi sono numerati con la descrizione di quello che poi saranno. Mi serve un altro sostegno qui e poi vedrete il perché. Questo listello serve per creare un piano d'appoggio dove io andrò a mettere della terra e delle piante, da cui il nome cuccia ecologica. Adesso dipingerò tutto. Appoggio il pianetto sulla stecchetta che avevo attaccato. In questo modo, visto che il piano non è completamente orizzontale, l'acqua colerà e vedete la cuccia ha delle fessure, quindi uscirà completamente. Ed ecco finita la cuccia ecologica.